Si trattava di un gioco di prestigio che avrebbe potuto realizzare un qualunque mago del set agli inizi del secolo. Sorry to disturb you, Alice. I missed you and Oliver, and I thought you might know where he is. We waited for you at the museum. You'll probably find him at home. If you don't mind, then I'll run on. Could I have my robe, please? Sure. Gee whiz, honey, it's torn to ribbons. Abbiamo parlato di regola, di narrazione, di strumenti tecnici ed abbiamo visto come le produzioni hollywoodiane si siano adattate a queste limitazioni e le abbiano perfino sfruttate. È giunto quindi il momento di guardare alle falle di questo sistema. E ciò che filtrava da queste falle mi ha sempre affascinato. C'erano occasioni e progetti che consentivano di esprimere sensibilità diverse, temi inconsueti o anche visioni politiche radicali, specialmente se i rischi economici erano ridotti. Meno soldi, più libertà. Il mondo dei film di serie B era spesso più libero ed aperto alla sperimentazione e all'innovazione. I registi degli anni 40 scoprirono che potevano esercitare un maggior controllo sul budget di un piccolo film. Inoltre, avevano meno dirigenti che venivano a controllare. Quindi potevano aggiungere dei tocchi insoliti, intrecciare trame inaspettate o anche trasformare il materiale di routine in una forma espressiva più personale. Insomma, in un certo senso divennero degli imbroglioni, che alla fine riuscivano anche a farla franca. Lo stile era l'elemento cruciale. Il primo maestro dell'esoterismo fu Jacques Tourneur, che divenne famoso per i suoi thriller soprannaturali a basso costo. Nel Bacio della Pantera aveva delle buone ragioni per non mostrare la belva. Disse: meno vedi e più ci credi. Non bisogna mai cercare di imporre le proprie idee allo spettatore. Bisogna cercare di insinuarle a poco. Questo atteggiamento indiretto esprime perfettamente la strategia dell'imbroglione. Come on, sister. Are you riding with me or ain't you? You look as if you'd seen a ghost. Did you see it? Jacques Tourneur, figlio del pioniere Maurice Tourneur, trovò una straordinaria oasi di sovversione creativa con il produttore Val Lewton alla RKO. Lewton, ex story editor per Selznick, una volta venne descritto come una versione gentile di David Selznick. Lewton lavorava molto sulle sceneggiature che produceva, ma non metteva mai piede sul set e lasciava che il regista utilizzasse tutti i suoi strumenti. Un film di serie B come Il Bacio della Pantera costò solo $134,000, ma toccò un tasto nell'intimo degli americani, esplorando le paure di una giovane sposa nei confronti della propria sessualità. Moja sestra. Moja sestra. Now, wait a minute. It can't be that serious. Just one single word. She greeted me. She called me sister. Quando si risvegliano i sentimenti più profondi per il marito, l'eroina si sente sopraffatta dalla vergogna e dal senso di colpa. Sembra essere consumata da uno spirito maligno. O se volete, dai suoi demoni interiori. You were saying the cats. It torment me. I wake in the night, and the tread of their feet whispers in my brain. I have no peace, for they are in me. Il film di Tourneur mette in questione un principio fondamentale della fiction classica. In me? L'idea che le persone abbiano il controllo di se stesse. I personaggi di Tourneur sono mossi da forze che neanche loro conoscono. La loro maledizione non è il fato nel senso greco del termine. Non si tratta di una forza esterna. È nella loro psiche. A suo modo, Il Bacio della Pantera ha la stessa importanza di Quarto Potere nell'evoluzione verso un cinema americano più maturo.
Nel secondo film che Turner realizzò col produttore Val Lewton, Ho camminato con uno zombie, l'eroina è l'infermiera di una donna catatonica nelle Indie occidentali che viene trascinata in un mondo parallelo dove cerca l'aiuto degli stregoni per guarire la sua paziente. Jacques Tourneur era un modesto artigiano. Paragonava il suo lavoro a quello di un falegname che intaglia la sedia o il tavolo che gli sono stati commissionati. Anni dopo, al termine della sua carriera, Tourneur confessò che era sempre stato profondamente attratto dal soprannaturale. Essendo un occultista, faceva film sul soprannaturale perché ci credeva, oppure perché aveva avuto esperienze dirette. Ma come poteva compiere questi imbrogli? Turner si affidava all'immaginazione dei suoi spettatori. Era solito dire, quando gli spettatori sono seduti al buio e riconoscono nei protagonisti sullo schermo le loro stesse incertezze, accettano le situazioni più incredibili e sono disposti a seguire il regista ovunque egli intenda condurli. La psiche di Turner somigliava ad un labirinto. I suoi erano viaggi pericolosi nello sconosciuto e a volte nell'occulto. La realtà era sempre opaca e i personaggi raramente erano ciò che sembravano. Rimanevano fermi ai confini di un mondo nascosto. Una tela scintillante di sussurri lontani e di ombre profonde. She doesn't bleed. Zombie. Tutti i film di Turner sono caratterizzati da un silenzioso disincanto, da una strana malinconia, dalla spaventosa sensazione di essere imbarcati in un'avventura senza ritorno. It seemed only a few days before I met Mr. Holland in Antigua. We boarded the boat for St. Sebastian. It was all just as I'd imagined it. I looked at those great glowing stars. I felt the warm wind on my cheek. I breathed deep. Every bit of me inside myself said, how beautiful. It's not beautiful. You read my thoughts, Mr. Holland. It's easy enough to read the thoughts of a newcomer. Everything seems beautiful because you don't understand. Those flying fish, they're not leaping for joy. They're jumping in terror. Bigger fish want to eat them. That luminous water, it takes its gleam from millions of tiny dead bodies. The glitter of putrescence. There's no beauty here, only death and decay. You can't really believe that. Everything good dies here, even the stars. Dopo che Turner aprì il vaso di Pandora, tutto cambiò. All'inizio non si notò nulla, ma una strana oscurità cominciava a serpeggiare nei film americani. Un sentimento di insicurezza, disorientamento e presagio, come se la terra potesse franare sotto i piedi all'improvviso. My father was alive, we traveled a lot. We went nearly everywhere. We had wonderful times. I didn't know you traveled so much. Yes. Perhaps we've been to some of the same places. No, I don't think so. We're in Venice. Yes, we've arrived. Now, where would you like to go next? France, England, Russia? Switzerland. Excuse me a moment while I talk with the engineer. Ancora una volta, nelle elegie di Max Ophuls, le apparenze sono tanto ingannevoli quanto belle. La scenografia romantica era un inganno. Oh, thank you. Switzerland! Switzerland! Si trattava di una miriade di illusioni, un viaggio immaginario per una romantica storia d'amore immaginaria. Ophuls era un angelo in esilio a Hollywood. Il maestro viennese rimase per molti anni senza lavoro fino a quando il produttore John Houseman gli offrì l'opportunità di adattare il romanzo di Stefan Zweig, Lettera da una sconosciuta. Era il suo addio a Vienna e un addio alla cultura della sua giovinezza. La macchina da presa di Ophuls e la sua eroina si muovevano all'unisono. La fluida coreografia visiva permetteva di sentire ogni battito del cuore di John Fontaine. Just a minute. Per un istante, la felicità appariva a portata di mano, ma Stefan rimarrà sempre irraggiungibile. I don't want to go. Do you believe that? I'll be here when you get back. Say, Stefan, the way you said it last night.
Stefan. It's as though you'd said it all your life. Better hurry, sir. Yes. Stefan! Yes. La fredda realtà ha il sopravvento alla stazione ferroviaria. Una dura realtà. Lisa non partirà mai con Stefan, il frivolo pianista sul quale ha riversato la propria passione. Viene dimenticata, incinta di un figlio concepito in quella notte di magia. Ophuls era solo uno degli espatriati europei, la maggior parte rifugiati del fascismo, responsabili dell'esplorazione di questi nuovi territori oscuri. Gli altri erano registi famosi come Fritz Lang, Alfred Hitchcock, Otto Preminger, Billy Wilder, ma anche nomi meno noti come Douglas Sirk, Robert Siodmak, Edgar Ulmer, André de Tott. Per loro il crimine rappresentava una fonte di fascino che gli consentiva di esplorare la natura del male. L'efferatezza rappresentava qualcosa di ovvio, quasi naturale. Il mondo criminale non poteva essere isolato o circoscritto nell'ambito della malavita di città come nei vecchi film di gangster. Hello, Adele. I dropped over to the butcher shop like you told me to. I got a nice piece of liver. Era ovunque, in agguato sotto la superficie. Ogni uomo era potenzialmente un criminale. How long have you known Catherine?